Felice la Pezza si è svegliato! Felice la Pezza si è svegliato! Cristo. Sempre sia lodato! Si è svegliato! Chi? Finalmente sei uscito dal coma! Chi è uscito? Come chi? Tu sei Felice la Pezza, detto Tizan! Hai avuto un incidente stradale 15 anni fa con il tuo camion, non ti ricordi? No, non mi ricordo niente. Io rantolo nel buio, vuoto assoluto. Ho come se avessi un grosso abbacchino alla testa che mi comprime le funzioni. Ma tu sei questo qua, non ti riconosci? Felice, sei tornato! Felice! Felice mi sembra una parola grossa. Diciamo pure che sto meglio. Finalmente! Ma tu come rappresenti? Chi sei? Ma come chi so? Sono Nunzia, tua moglie. Nunzia tua. Mia moglie? Non ti ricordi? No, non mi ricordo, ma mi fido. Dai, Felice! Facci piano, sei appena guarito. Che c'è? Sto esercitando la mia patria potestà. Piano. Senti. Signora La Pezza, come va? Il dottore, che piacere vederla qui al mare. Ma è il piacere vedere, signora, oggi suo marito qui in spiaggia. Eh sì, è migliore a vista d'occhio. E la memoria, come va? Così, così. È incredibile il destino, signora. Lei però, signora, si deve fare forza. Ma lei che dice? Guariranno? Guariranno. Il coma, lei lo sa, signora, può durare settimane, mesi, anni, molti anni. Può durare anni. Certo che dopo una batosta del genere, dottore, bisogna prenderla con filosofia. Devo trovare le forze di reagire. Devo cominciare a distrarmi, a riprendere a vivere. Brava. Perché sono una donna piacente. Allora non è che posso restare murata, viva, dentro sto dolore come una monaca di clausura, giusto? Giustissimo. Quindi mo, invece da è giusto che incominci a pia qualche cosa pure io, no? E allora piamecelo. Un caffè insieme. Bastasse il caffè. Allora sai che possiamo fare? Cosa? Invece che fammi offrire un caffè, so io che gli offro una cena stasera a casa mia, che dice? Magari. Io faccio certe fettuccine che fanno resuscitare i morti. Non vedo l'ora, signora. Però se mi vuole offrire un caffè, io vengo, Prego, venga, il bar è qui accanto.